Buonasera, 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 un cordiale saluto. Yuri. Come stai? Come è andato questo cordiale primo saluto? maggio? Ma bene in casa, perché il tempo era. Che era e quindi, e quindi, un anzi, saluto a tutti, anche... gli amici che ci stanno già scrivendo. Tutti quanti. Ah, Ila, ciao Matteo, The King, Ila Motor Talks uh, The Ruberton. E un cordiale okay. saluto a Leo. Che si iscrive al canale. E proprio mentre stiamo dando i saluti iniziali, ci ha raggiunto il nostro ospite mm. di oggi, che è Amos. Ide. <ride> Amos. <ride> Ciao ragazzi. Giustamente. Ciao ragazzi. Amos. Come state? Bene, bene, Vai, bene, 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 dai. Ho... Allora, volevo farti subito una domanda a bruciapelo. Ti è piaciuta la copertina di F123? Tantissimo, tantissimo. Ero, ero in macchina a far benzina, ho detto: questa è benzina. Io mi do fuoco. No, ho detto la prima con Verstappen è un render. La seconda non lo so. Sono più bravo io a fare copertine, e ce ne vuole quindi non lo so. Se non, se non mettono l'Andrea Moda, ragazzi. No, devo... assolutamente. Il buongiorno, Noi siamo buongiorno proprio... si vede dal mattino. <ride> sì. <ride> Vediamo un po' il trailer, quando è? Il 3 maggio? Il, sì, il 3 maggio, il dopodomani. Dopodomani. Uh, Dopo domani, ma, ma tipo al mattino presto, quindi ci sveglieremo con, uh, con, con il trailer, credo, una roba del genere. Sì è vero già sta, già sta roba della presentazione della scuderia che sarà una specie di dai, point l'hanno detto quantomeno va detto che hanno avevano dichiarato che era soltanto un team reveal sì dai uh, va bene <ride> cosa devi dire? No, no, non sono per niente fiducioso onestamente su no, no. Allora, io dicevo ce lo scrivevamo con Mazzo l'altro giorno che diceva riusciranno a fare una modalità storia decente io gli ho detto no no, è impossibile dobbiamo, Ormai... crearla noi, dobbiamo crearla noi ragazzi esatto, dobbiamo creare una storyline tra la Tatu l'Andrea Moda e tutto quanto <ride> e si fa una roba fatta bene solamente più realistica più avvincente con il buon percorsi ci mettiamo anche il <ride> eh. tiro percorsi mamma mia mi manca l'ho abbandonato lì alla, alla metà del campionato con la povera Alfa Romeo <ride> Hai fatto bene, anche io, praticamente <ride> la tattoo Quindi va bene. Io, comunque, eh, Amos, tanto grazie di essere qui con noi. Ti avevamo cercato a lungo, finalmente siamo riusciti a beccare una serata giusta per tutti e tre. E la sera, diciamo, la giornata è quella del primo maggio. Quindi io mi sembra doveroso da parte tua un ricordo di Ayrton Senna che che cosa significa per te il pilota brasiliano? Allora, ehm, per Ayrton ricordo che con il vecchio canale nel 2013-2014 avevo fatto delle poesie dedicate da Ayrton che ovviamente sono andate perse, a parte una, per via del problema che ho avuto col canale, che mi hanno fatto avere col canale. E eh, diciamo che se... Ho iniziato a guardare la Formula 1 nel 2001, naturalmente senza, senza internet. Mi sono voluto già all'epoca informare, mi ero già voluto informare sul passato, volevo capire molto di più. E se nel passato, ogni volta che leggi vecchi giornali, vecchi autosprint, il ricordo di Senna era sempre limpido, eh, allora voleva dire che c'era qualcosa che questo, questo pilota aveva fatto di estremamente importante. Quindi, mi porto dentro sempre il grandissimo talento, la grandissima persona che era. Eh, le, ho letto anche che fosse sicuramente un, uno dei piloti meno simpatici in griglia, in pista, eh, però era. Come tutti i grandi campioni. Esatto, era, esatto, era proprio, proprio l'essenza del, del pilota um, puro da corsa. Quello che faceva fuori, però, a livello umano è. Forse qualcosa di inarrivabile che forse nessuno mai ha, è riuscito mai a toccare. Questo è quello che rimane di, di Ayrton. E il fatto che sia scomparso ormai quasi 30 anni fa, 29 anni fa, ci fa capire, eh, ci fa capire quanto ancora il ricordo comunque, è vivo. È proprio limpido mh, nei nostri ricordi. Non so voi no, cosa ne pensate di Ayrton? a rin rinnovato l'abbonamento. Allora, io devo dirti la verità, sono, eh, sono sempre stato un, uh, uno Schum schumacheriano, okay. per cui per natura ne nemici, tra virgolette, del, dei, <ride> dei tifosi di Senna, però devo dire che quando io ero piccolo, e eh, quando eri piccolo noi due perché avevamo praticamente la stessa età, eh, c'era un programma che io guardavo spesso che era sfide e su sfide mandavano molto spesso i, eh, eh, dei servizi su senna su senna contro prost eccetera eccetera mi ricordo avevano fatto un'intera eh, un puntata dedicata a senna io me la ricordo molto bene infatti da lì poi avevo cominciato a, a, a seguire la, la storia appassionarmi della storia tra l'altro una delle eh, dei primi modellini che mi regalarono, che adesso è andato perduto per sempre, Male. fu un modellino del McLaren eh, del 90, se non sbaglio, eh, anzi no, del 93 perché era la numero 8 eh, di Senna. Quindi diciamo che cioè, cioè, un, un legame ce l'ho, anche se non è, eh, ho, mai, ho sempre detto, non è mai stato uno dei miei piloti preferiti, ma lì si va a, si va a, a gusti personali, ma non vuol dire dire che era scarso, ovviamente. No, vabbè, detto, penso... che... col senno di poi uh, ho imparato ad apprezzare ancora di più Prost per il del, del, del grande scontro che c'è stato con Ayrton quasi a dire chissà se fossi nato, se fossi nato nel, alla fine degli anni 70 uh, o a metà degli anni 70 chi uh, avrei preferito tifare tra i due sono arrivato a, a pensare anche, anche questo però è, è in dubbio la qualità col senno di poi, poi. Eh, allora no, io... Allora io... momento eh... poetico, che bello. Sì, no, vabbè. No, però... no, perché stavo pensando a qualcosa con Prost, ma non riuscivo a pensare niente. No, cioè, non riuscivo a, a dare niente. Quindi. No, allora io sono un po' più vecchio di voi, però uh, ancora all'epoca del 94 non seguivo assiduamente, però ho qualche ricordino, eccetera, eccetera. Proprio qualche mese fa abbiamo fatto la storia della rivalità tra Senna e Prost, tra l'altro io ancora non riesco a capire come a nessuno ancora sia mai avuto in mente di farci un film perché è una roba, secondo me, ve ne fuori una roba super appassionante. E, eh, e sinceramente <ride> succede sempre questo e io è una cosa che capisco male, nel senso che, per senso, io magari sono, anch'io, io sono Schumacheriano, va bene, però cioè, lo screditare i rivali... Del, del tuo idolo per uh, a, a alzare il livello cioè non, so, mh, non so se mi sono spiegato cioè sì. uh, buttare giù il rivale del, del tuo idolo per far sì che il tuo sembra sempre più forte sembri meglio ecco io mh, sicuramente questa cosa non la capisco anche perché Schumacher forse in tanti non lo sapranno vice eh, frangione questo, questo mi ha illuminato Schumacher era un grande fan di Senna mm -hmm. e soprattutto eh, se voi vedete la season review del 94 la intervista finale di schumacher quando ha vinto il mondiale lui dedica la vittoria del mondiale a senna okay. schumacher nel 2000 ovviamente anche per altre cose però quando gli viene fatta la domanda e ha raggiunto le vittorie di senna significa qualcosa per te lui scoppia a piangere quindi sì. questa grandi nemici che erano Senn e Schumacher, erano nemici in pista perché ovviamente uno eh, aveva capito che l'altro poteva essere al suo livello, no? E questo è normale, no? Però eh, secondo me tra di loro fondamentalmente c'era un rispetto, uh, i, i piloti, la sì. dell'altro, poi ovviamente facevano qualsiasi cosa per, bat per battere a vicenda, ma questo è assolutamente normale. Stessa cosa è successa con Prost. Però se viene sempre visto come il cattivone, il nemico, quello che ha fatto le cose brutte, Senna ha fatto bene. Io, sinceramente, la vedo così. Io credo che nella rivalità tutte e due abbiano sbagliato qualcosa, ok? Uh -huh. Qualche incomprensione, Senna che magari ha reagito in maniera, in maniera non. Esattamente, Donia, Prost che gli ha fatto, cioè, non è solo Prost il cattivone della situazione. Purtroppo, diciamo che tra virgolette, il fatto che Senna sia scomparso quasi da martire della Formula 1 ovviamente l'ha innalzato a un livello che anche è difficile andare contro Senna al momento, ok? Non è così facile, cioè, dire, cioè, non è che Senna faceva tutto bene, va bene? Assolutamente, d'accordo. Ovviamente, sono ovviamente Yuri, sono con la sua scomparsa ovviamente se ne ricordano quasi sempre le cose belle, che è, è normale, tra virgolette. Però ecco, Senna era un fenomeno, soprattutto nel, nel giro secco, penso che abbia pochi rivali nella storia della Formula 1. Ecco. Ma guarda, sono d'accordissimo Yuri, è, è, è proprio un pensiero... Che ho sempre dentro, dentro di me, ma non dico per rispetto, chiaramente, e per purtroppo lo sai, lo sapete, ragazzi: per non ehm, avere poi commenti. <ride> commenti un po' troppo, forse poco carini, ecco, da parte di come quando tocchi Schumacher, come quando tocchi eh, appunto Senna, o come quando tocchi qualcuno, no, Amos, ah, scusa poter... se si interrompo, te non hai idea. Di quando eh, sulla nostra pace, mettiamo un post pro Schumacher, un post pro Senna, arrivano sempre quelli. cioè Mettiamo un post pro Senna, arrivano i prostriani, arriva un post per Schumacher, arrivano i segnani, mettiamo un post su Hamilton arrivano i Schumacher, cioè, tutto così. Eh, una cosa Beh, spero cioè, che almeno un... per Montermini, quando l'avete fatto, non, non c'erano no. i. Problemi. No, lì non è arrivato... <ride> no, lì non è arrivato niente. <ride> meno male, meno male, o lavaggi, non lo so. <ride> Ma no, questo, questo Vabbè, è bene. A proposito, però... a proposito di. Sì. Vai, vai, vai. No, 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 dico, ci sono proprio queste persone, non, 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 non si può dire nulla. Lo sapete, io vado un po' sempre contro ehm, questo, questa politica, eh, però davvero per, per Senna, per questione di rispetto, anche nemmeno, nemmeno a dire Senna era, era un po' un malandrino alla guida, non è nemmeno un, una cosa negativa, perché i piloti devono essere così. Eh, però certo. purtroppo la gente interpreta male. Comunque vai, vai, Andrea. Sì, sì, sì. No, eh, dicevo, Senna, ovviamente in pista era inavvicinabile quando c'era il mood della gara. Però poi alla fine, per chi lo sapeva eh, prendere, e conoscere, diventava un ottimo amico. Penso a, a Piero Martini. Iuri, uh -huh. eh, sai no, bene? Sì, di sì, che oh, fa. No, no, con Piero, alla fine, Piero. Eh... Fecero il test Senna e Martini con la Brava nell'83. Ok, e dovevano uh -huh. prendere uno dei due. Poi Senna andò alla Formula 1 per questione di sponsor. però Martini fece un tempo migliore di Senna. però a lui andò la Toleman e Martini continuò con la Formula 2. Va bene? Domani, Poi, Martini con... migliore di Senna. Martini... Cosa state sì, no, dicendo? Vabbè, no, ma... va bene, ok. <ride> però era eh, per questo eh, un altro aneddoto che vi voglio dire, non so se, se lo sapete anche con Alboreto successe la stessa cosa, successe che in pista in un Gran Premio, credo fosse Gran Premio d'Austria dell'87 se vado a memoria, 86, non ricordo bene, ci fu un'incompressione tra i due, cioè Senna stava davanti, Alboreto stava dietro in una, in, nelle curve, va bene, quando Alboreto si avvicinava troppo, Senna gli dava il colpetto di freni per Okay? per, che, che lui, per ovviamente, rimetterlo no, per rimetterlo dietro cosa successe? quando Alboreto poi si ritrovò davanti cosa successe? lui l'inchiodò davanti e gli ruppe la lettura anteriore a Senna okay? da allora Senna non ha più fatto cose del genere sono diventati amici così erano i piloti all'epoca sì, ehm, se le suonavano in pista se le rendevano in pista poi capivano e poi quando, quando erano fuori e si rispettavano molto con al albalice. è per per una, cosa, una cosa così, eh? È successo così. È per questo che vogliamo un po' più di Verstappen con vibes. Ma sì, <ride> ma, ma Verstappen, dai, Verstappen anche, dai. Ma sì, Adesso se sei uscito con la, la com'è che l'ha principessa Giorgio, qualcosa del genere l'ultima volta che l'hanno intervistato. Sì, sì, il Pulpito, veramente, eh. veramente la preso sì, sì. Giorgio Aspetta che oh, ti leggo la eh. dichiarazione la riprendo una. Io ero rimasto a dichad, ma questo <ride> no. no allora, io, adoro, io ho adorato quel, quel, quello sketch se non fosse per la mancata coerenza di Max. Io odio l'incoerenza nella vita, e, e Max l'incoerenza fatta a pilota a persona per quanto io ami lui come pilota, che secondo me è veramente forte. e Lo, lo capiranno molti col passare degli anni. Oh, io, io però l'incoerente li, li non, li non è che supporto anche <ride> con non è che Brasile Infatti, esatto. Esatto per sapere qual è la reputazione di Senna prima della santificazione, ascoltate i giudizi del portone dell'epoca. Io ho rivisto le gare dell'epoca, fine anni Ottanta, e, e se se ascoltate i commenti dei giornalisti, in tanti eh, reputavano Senna un pilota pericoloso pericoloso perché quando doveva essere sorpassato si metteva nel mezzo faceva cose cioè mh, ma eh, tutti i grandi campioni da, soprattutto da giovani sono un po così Verstappen lo è stato Schumacher insomma anche lui ha fatto delle, delle cose abbastanza al limite da, 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 se non da. oltre e tutti i grandi campioni ragazzi sono così in pista sono dei eh, non so come definirli, dei, dei mostri dei, dei diavoli. Cioè, sì, è solo ed, è così, ed è giusto così, sono d'accordo, sono d'accordo. Secondo me eh, ricordare Senna è giusto ricorda ricordare tutti i lati di Senna, non solo ovviamente i lati positivi che noi tutti conosciamo, che sì, la, okay, la santificazione anche però giusto parlare a 360 gradi quindi ridateci Masipin ci dice <ride> di allora, ecco, è, una, una è una frase di Verstappen <ride> riportata dal The Telegraph che dice non posso difendermi perché laggiù c'è la principessa Georgia alla fine è un problema suo quindi uh, sì Interessante. Wow, allora, qui ci vorrebbe il meme quello, wow. mamma mia Max è sempre al max comunque anche nelle dichiarazioni Va bene, dai, io direi a questo punto, Mari, parliamo un po' dell'attualità di, di Baku, anche se non lo so, te, non so se sei addorment... La, sei riuscita a vederla tutta. No, <ride> no io è... l'ho giudicata una gara normalissima di Formula 1 e che può essere... Il 2003. Ma... Se, no, si io si ho detto, ho de... Andre non l'ha vista in diretta perché era arbitrale, gli ho scritto, un tipica gara anni 90 questa. <ride> sì, sì, sì. sì. Sì, 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 ma è quello che penso, guarda, eh, da quando mi hanno tolto i, i, i rifornimenti o le gomme che scoppiano, ed è un bene, meno male, io, io sono, come, come ha detto qualcuno, sono un conservativo, e quindi vorrei ancora più tornare al passato, però non si può e mi accontento di quello che c'è. Quando le gare sono queste, le preferisco però mille volte all'Australia, per dirti. Per dirti. Sì, eh beh certo. sì, se, se, non gli dai a, se non dai a pigliare la direzione gara, anche se già provato, eh, eh, mettendo oh, una ci, safety car dopo vent'anni. Eh. anni. Però cioè, hanno aspettato un minuto, avete una safety car che dopo 10 secondi era palese. Meglio safety car di Mi bandiera non rossa, non si sa mai che. Mm, dicono... <ride> bandiera rossa è partenza da fermo. Dicono, devono sistemare lo sponsor del muretto di sinistra che... Però magari hanno visto Verstappen stava per rientrare, Ho detto aspettiamo. Farla entrare così, magari mettiamo Verstappen un po' dietro il movimento. Sì, un sì, sì. Volta, eh, no? eh, alla fine, <ride> guarda, alla fine a pensare male certe volte contro di loro. Ma la cosa bella è che si sono fregati da soli, da soli con la regia internazionale che va a inquadrare dall'alto il rettilineo insieme a Box all'ultimo. E quanto ho goduto in quel momento! Quanto ho goduto in quel momento in cui poi. La, la, la FIA ha dovuto per forza dire: Dire a Mario un comunicato sì, sì, prenderemo provvedimenti per il regime di parco chiuso durante l'ultimo giro. Perché per album non l'hanno fatto, eh. per album eh, no, non è detto vabbè. No. F1 TV ce l'hanno in pochi, l'onboard ce l'hanno in eh, pochi. Certamente <ride> ci dice. Tra l'altro il nick bellissimo meglio i 9 o ide. ci dice lotta. per essere una gara degli anni 90 sono mancati 15 ritiri effettivamente sì. Ora, magari ma, 15 anche no, 10 però... da far ritirare: almeno 7-8, sì. sì, esatto. Grazie sì. Montemirco settimo mese Grazie, consecutivo, Montemir. incredibile, incredibile. Veramente. Allora, eh, abbiamo visto, ah ecco, Ila ci dice meglio la sei ore di spa. Sì, se mandi le macchine in pista con le gomme calde magari e non le fai schiantare contro un muro sì, però sì ma sai, sapete che ho sentito a uh, Giovinazzi che beh, la, 50 è andata, eh, la 51 è andata abbastanza bene mm, magari un errore stra strategico c'è stato ma sono al, al, al nuovo inizio quindi diciamo che ci può anche stare e mi hanno detto che l'Oruge, la fine dell'Oruge Radion, lo facevano intorno ai 110 km orari le altre vetture, le, GT, le, G, le P2 e le GTE, arrivavano a 220, senza considerare le altre hypercar. Se metti il caso che trovavano una vettura piantata ferma in uscita dalla Ruggera Dion, perché comunque così è successo anche tra, tra le due Toyota, le due Toyota eh, sì. la, la set ha dovuto passare all'esterno prendendosi quella planeta blanda, eccetera. Però è rischiosissimo. Non. Mm, per citare Genè, non ho mai visto questo, ma solo perché abbiamo visto a Sibling e Portimao temperature sopra i 25-30 gradi, è andata bene. Ma Spa, come sapete tutti, non, non, non perdona e mi ha dato molto fastidio questo aspetto. però è stata molto emozionante la storia: è stata veramente molto, molto emozionante. Sicuramente allora. quello che ha avuto il weekend più emozionante di tutti è stato, non so se l'avete sentito, Oscar Piastri, perché ha avuto una brutta disavventura per sì. un'intossicazione alimentare. No, no. Non sentito. Dopo, dopo, dopo la gara, tra l'altro, lui è finito undicesimo, quindi appena, appena fuori ai punti. Sì. E, e niente, è andato a mangiare. Non ha mangiato benissimo, a, a, e, e quindi tra l'altro. No. Eh, è andata bene dopo la gara. Mi ricordo un Webb sì, in realtà è stato mannana. male durante tutto il weekend. Ricordati anche normale. di Albon l'anno scorso? Albon che di fatto ha dato l'opportunità a De Vries di debuttare quest'anno eh, sì, e poi esatto. dopo tra quattro gare di, di perderselo di nuovo, ma <ride> eh, se va avanti Webber, così, sì, perché web nel 2007 che stava per vomitare in macchina, no? No, mi sa che ha <ride> proprio vomitato. Era quel Pugi 2007, vero? Quando poi esatto. fu preso da Fettel, bellissimo, <ride> auguriamo una buona digestione a tutti i nostri spettatori. E... Dai, dai. Avete già mangiato, no? Sono, sono abbastanza tardi, no? però dai, tornando a Basso. Sì, si sapere... è parlato tantissimo del passo gara di Ferrari, che mm. negli ultimi giri è, 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 è si è attestato attorno a quello delle Red Bull, eh, le Clerk. Addirittura poi è stampato un fucsia. Eh, come com l'hai vista la Ferrari cioè, che effettivamente è il primo risultato decente tra virgolette dall'inizio della stagione Però non, non solo Ferrari eh, fino a Alonso andava per come no no certo per sì, le... sì ma io cominciando dalle scuderie poi ovviamente le passiamo in rassegna le altre. beh allora intanto ho sentito un Alonso che ha punzecchiato la Ferrari ha fatto bene mi è davvero piaciuta la sua intervista bella, bella spicy come solo Alonso sa fare e, e, e vabbè, anche Max a volte che dire Ehm, potevano già andare a podio nel Bahrain o eh, eh, forse anche a, ba a, a, a Jeddah per, senza la penità di, di Leclerc per vedere il posizionamento della, della pista che era a favore di Ferrari quantomeno su lunghe rettilinee e un po' in trazione andava bene eh, non è migliorata di fatto la Ferrari secondo me semplicemente ha trovato una pista in cui poteva andare forte hanno già dimostrato più volte di essere più veloci di eh, Mercedes e Aston Martin in qualifica, in condizioni di basso, di vettura scarica e gomme eh, da spremere fino alla fine, loro sono veramente super competitivi e di questo, di questo aspetto vorrei tornare un po' indietro di dieci anni perché mi ricorda tantissimo la Mercedes del 2012-2013 che era velocissima in qualifica ma bruciava le gomme come poche, poi quelle gomme erano ancora peggio rispetto a quello che sono adesso, però la Ferrari mi ricorda questo, e, eccezione fatta al fatto che all'epoca dominava Red Bull, il 2013 soprattutto, e qui Ferrari può giocarsela a volte con, con Red Bull che però non ha mai puntato veramente... Alla qualifica, perché i punti si fanno domenica, lo sappiamo, eccetera. Quindi passo a: mi stai dicendo che ci vorrà un test segreto per Ferrari per risolvere i problemi? Sì, almeno 1200 km stavolta, però <ride> <ride> nel 2023 sì, dieci anni dopo, proprio perfetto. Eh. Caschi neri, mi, raccom mi raccomando, caschi neri. Guanti eh, okay. neri. Mi raccomando, perché, se no, non si riconoscono i piloti. Però i numeri li, li lasciamo. No, e diciamo che mi hanno non mi ha stupito questo terzo posto di Leclerc non mi ha stupito Sainz mi hanno confermato il fatto che in questa pista non potevano fare di peggio almeno di, terzo posto, di un terzo posto e dimostrarsi la seconda forza con in realtà Mercedes mi ha mi deluso e Aston Martin nella gara finale mi ha, nella gara vera mi ha stupito ancora di più quindi diciamo che era tutto nella norma, ma non, non vedo questo grande miglioramento. Mi avete chiesto, negli ultimi giri, un po' Aston Martin e Ferrari si sono eh, trovati negli stessi tempi di Red Bull. Fa, dobbiamo soltanto considerare che nei primi 20 giri la Red Bull ha dato 15 secondi, però appena dopo la safety car 15 secondi ha dato, quindi la Red Bull si è semplicemente assestata eh, e sono rimasti su quel passo. Eh, hanno già dimostrato a Jeddah che quando vogliono spingere spingono, hanno dimostrato sempre che quando vogliono fare le cose fatte bene non ce n'è per nessuno. Eh, Leclerc secondo me è stato emblematico a fine gara vedendo le sue dichiarazioni, è stata la gara più lunga della mia vita, più sola della mia vita, non c'è modo di far nulla. Se io spingo troppo all'inizio consumo le gomme, l'abbiamo visto nella sprint, se io non spingo all'inizio e gestisco le gomme distacco sempre quello. Non, non c'è molto da dire. Quest'anno è uno dei soliti anni in cui c'è un dominio e dico va bene così, bravi loro. Tuttavia, Ferrari, secondo me, può prendere vita come Mercedes da, da Imola da quando arriveranno questi benedetti sviluppi. che Voglio vedere veramente dove riescono a, port a portarle, credendo che Aston Martin, per via dell'inesperienza, pagherà un pochino da questo aspetto. Quindi sì, te, eh, sono abbastanza d'accordo con te, Amos, nel senso Ferrari ha trovato, diciamo, tra virgolette, un weekend normale, dove è andato tutto abbastanza bene e ha fatto la gara che magari stava facendo, magari, Bahrain prima del ritiro di Leclerc, o che avrebbe fatto a Jeddah senza la penalità, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, le prestazioni di Ferrari più o meno sono, sono quelle. E come dicevi tu, eh, il problema, eh, tra virgolette, del passo è che. Eh, cioè, secondo me, il fatto che Ferrari e, Red, e Master Martin alla fine avessero lo stesso passo di Red Bull. Che ovviamente Red Bull può spingere da subito, infatti, 7-8 decimi. Eh, il passo migliore, se non un secondo, anche a volte. E invece, eh, abbiamo visto come tutti gli altri invece fossero in gestione gomme. Cioè, perso a parte Red Bull erano tutti in gestione gomme nei primi 20-25 giri dello stint Con le hard. Poi, quando hanno più o meno ho capito che le hard sarebbero arrivate fino in fondo hanno cominciato a spingere e sono arrivati a livello di Red Bull che magari spingendo di più aveva un po' degradato di più, il problema è che eh, o, o spingi in fondo o spingi all'inizio poi Red Bull eh, o all'inizio o all alla fine dello stint ti la paga, quindi il eh, problema eh, al momento eh, è quello, insomma, quindi sì, sono, sono abbastanza d'accordo con te. Non so se eh, Andre, a parte se, no, te no, no, hai anch anch preso anche gli ti, ti sei preso anche gli insulti? Sì, che... No, Andre, che è successo? <ride> cosa hai fatto? Hai fatto, cosa hai detto? Hai detto che. Che la Ferrari è stata non so, la migliore in che non lo capivo. Cos'hai fatto? No, no, no. Lui, lui, credo che stia parlando della mia partita di domenica. Non c'entra molto la Formula 1 in quel caso. Ma, ma tu, quindi, fai l'arbitro. Sì, faccio, faccio il guardaline. Faccio l'assistente ah, guarda È comunque per degli insulti, per forza. Sì, è normale. Beh, c'è stato un episodio che, su cui non voglio tornare perché è meglio eh, che metti che ci sia qualcuno delle squadre coinvolte a seguirci. Andrea che sarebbe perfetto, <ride> <ride> Andrea e, No, 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 tutto, tu, tutto regolare fino a quel momento. No, e io volevo, <ride> volevo solo aggiungere: eh, Ferrari, sì, ok. Ma i motorizzati Ferrari li ho visti tanto, tanto indietro con una fatica tremenda, tralasciando il fatto, tralasciando la sprint. La sprint non esiste, la sprint non esiste, vaffanculo, <ride> non, non, non esiste. però in gara li ho visti, cioè, guardando poi il giro per giro e i vari passi, li ho visti veramente dietro. Mi sto chiedendo Alpha. onestamente che fine stia facendo Bottas. Bottas, secondo me, è ancora lì con con gli zebedei arriva al fiume a prenderle cioè, Non so, perché veramente ah, Valtteri è, è riconoscibile quest'anno proprio zero l'Alfa Romeo ha portato un progetto un po' più rivoluzionario rispetto alle altre vetture, alle altre vetture di media bassa classifica ma non, non sembra pagare eh, Bangloss se ha avuto la velocità migliore sul dritto ma chissà quante sci ha preso e di RS attivo naturalmente quindi sì, 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 esatto. non, non, fa, non fa testo non fa testo sì, sono d'accordo, ma mh, se notate è esattamente il contrario di quello che è successo lo scorso anno. Sembra che i Ferrari, i motorizzati Ferrari, sono rimasti dove erano eh, partiti l'anno scorso, con una super-Ast, una super-Alfa Romeo che ha fatto 40 punti nelle prime 6-7 gare e poi ne ha fatti 20 nelle successive 15, e l'Ast che ne ha fatti 15 nelle prime e eh, poi basta. E avevano super-motorone anche in Austria, mi ricordo. E, il fatto è che, fortunatamente, per, per asse Alfa ci sono Alfa Tauri e a volte non, non si capisce la Williams sempre in difficoltà, specialmente l'Alfa Tauri, che, che con suo nodo ha fatto un bel weekend, ma sono irriconoscibili e hanno debris che incredibile ma vero eh, sembra meno da Formula 1 di, rispetto a un Sargent o come dice Vanzini Sargent, ma non credo che si chiami Sergeant, io non ti l'ho allora ogni tanto cambia accenti a caso sì. <ride> però eh, la, ve la, vedo, la vedo male, ciò che c'è di buono è che Ferrari eh, almeno una cosa ha migliorato l'SS23 proprio la velocità di punta e l'efficienza sul dritto sappiamo dove l'ha persa però sì. ci dice tra l'altro eh, in Finlandia oggi era Vappu, praticamente il, il weekend in cui tutti si ubriacano molto male. Probabilmente Walter <ride> era in quel mood, è eh, magari aggiungerei che è risposta. un po' una cosa dei finlandesi, no? Arrivare un po' a un certo punto, ma è vero partiera, è... fare un po' di, va, va, il corro, ma chissà, nel ne fatto, <ride> Quindi anche, si ritirerà anche... penso a Monaco. E lo troveremo in, dentro uno yacht. E andrà in uno yacht. Anche questo cambio look che ha fatto, no, cambio, cambio proprio di vita. Prima tutto. Mi sembra tantissimo il ragazzo biondo di Stranger Things. Non ho idea perché, mi, <ride> sì. mi, mi pare proprio lui un po' più vecchio, meno figo, forse. Però sì, adesso si sente quello che è una persona. Una persona vera, fa il vero Bottas. Insomma, quello che conosciamo che non poteva fare in Mercedes. Ma direi che sono cambiati anche un po' gli obiettivi. Ecco, una volta era vincere, provare ad arrivare a podio e, e battere sette volte campione del mondo, adesso è battere guagno gioco. lo stipendio. No, eh, no, 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 no. no, 10 milioni di volte ti dico di no. <ride> Eh, il problema è sempre quello che te al suo posto chi prendi, nel senso che un pilota come Bottas in quella parte di classifica ti serve come il pane. Certo che poi se lui ha, ha deciso di interpretare il personaggio che non gliene frega più niente delle formalità di tutto, va bene, ma se non gliene frega più niente neanche di correre e correre lo stesso è un problema. Questo siamo d'accordo che, che, che è un problema. Sai che cosa? In Alfa Romeo... Il mercato piloti è un po' complicato, secondo me, adesso. A parte Ricciardo, che eh, Ecco, il fatto me... del cambio di nome e tutto quanto, sì. Eh, vai, a parte Ricciardo, che secondo me, comunque qualcosina, in Alfa Tauri di nuovo la farà o in, altro, in altri posti, perché De Vrio non, non lo posso vedere se continua così tutta la stagione. E a parte questo, magari Lawson, ma non lo so, ci sono tanti piloti della Red Bull Junior... In F2, ma non è che la F2 stia scoppiando così tanto, ecco. Eh, quasi che dare un'opportunità a, a Kimi, ma ancora non, non ha la, la possibilità di farlo. Beh, la F2 ha, hanno rischiato di scoppiare in altri modi questo weekend. Non so Vero. se hai visto la ripartenza in gara 2, se non sbaglio. Beh, Terribile. Sì, sì. sì, meno male Santo Alo. E devo dire anche complimenti a Benavides, che, che secondo me... Ne, ne fa tanti di giri, ne fa pochi di giri anche su Formula 1 22. Comunque, Benavides molto particolare come pilota, da, 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 da capire un po'. A volte va bene a Vides, a volte va male a Vides. Quindi andiamo, <ride> sapete che non so davvero chi metteranno su in, Alf... in Alfa Romeo Bottas. Bottas no, 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 non lo so. Alterna buone prestazioni a brutte prestazioni, a grandissime, Beh, proprio brutte prestazioni. Sì, sì. A volte Gio lo, ri lo ridimensiona, ma non ci fa capire se Wanyu-Gio è al all'altezza o meno. Ovvio che Wanyu-Gio non, non lo possono mai tirar via. Ma sai, mh, non è facile da passare da stare nella squadria migliore, lottare comunque per le vittorie. Eh, cercare comunque in una certa maniera di dare fastidio a, a Lewis Hamilton a ritornare un'altra volta nei bassi fondi della classifica, ora magari l'anno scorso l'Alfa Romeo aveva iniziato bene quindi magari si era un po' galvanizzato anche lui, magari si aspettava un po, un po' di meno, invece mm -hmm. magari all'inizio de dello scorso anno Bottas ha fatto un buon inizio di campionato supportato anche dalla macchina, poi quando la vettura ha cominciato a scendere di posizioni non lo so, magari fatica a trovare motivazioni. cioè Non è così facile ritornare nel mood del pilota da centro classifica dopo che sei stato <ride> nella, nelle scuderie, nella scuderia più forte che c'è stata che, negli ultimi anni. Dici che, come caso Vettel, nel 2022, nel 2021 l'ha fatto abbastanza bene. Il 2022, eh, sì, capito, tra non Covid so. e tutto. Ah, ah, cioè, ragazzi, aver senso, a, questo, a questi livelli qua e ai livelli che siamo adesso in questi nel periodo storico che, dove tutti sono super performanti tutti sono super preparati non è come 30 anni fa 40 anni fa c'erano piloti che prendevano due secondi cioè mi ricordo un Nakajima da Senna prendeva 3 3 4 secondi in qualifica non esiste più una roba del genere sono tutti super preparati super, cioè, mh, il latifi che abbiamo perculato poverino per anni alla fine non è che cioè, non è che fosse un pilota incredibilmente scarso cioè ci poteva anche stare in sì, 1, sì, sì. e questo la dice lunga tra virgolette quindi che è, secondo se voi non, se non il ci... pilota più scarso Yuri, che secondo voi proprio il pilota che meno meritava la formula 1 negli ultimi dieci anni dieci anni fai dieci perché se dieci andiamo a 15 17 arriva e non va bene no esatto eh, so. io Mazepin se la lotta sicuramente secondo me okay. anche se comunque non è che abbia avuto tutto sto possibilità, la possibilità di mettersi di in mostra perché l'AS quell'anno era net... no, non di poco, nettamente la macchina più scarsa che c'era quindi a... magari andava, andava rivisto uh, eh, ci dovrei un attimino pensare io ne ho due in mente uno dice uh, io. Vai. io ti dico Max Chilton forse peggio anche mm -hmm. di, Bob, eh, di, di Mazepin perché comunque la Marussia non era una macchina così più scarsa delle altre se la battagliava con, a, con, con la Caterham e comunque Chilton era scarso forte però gusti personali io, io la vedo in Charles Pick ma soprattutto quello che mai mi è piaciuto è stato um, Roberto Meri ah Roberto Meri, ma che nome hai tirato fuori, incredibile. Eh, 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 Sarò un pilota è... dimenticato tra un po'. Io, eh, io è il... il posto eh. giusto per eh, eh... <ride> no, io, 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 io mi informo, soprattutto quando, quando giocavo eh, a, ai videogiochi, se non utilizzavo i piloti dimenticati già all'epoca, non, non ero contento. E i vecchi team... Beh, ti posso dire, ti dire che una delle... <ride> una delle prossime puntate di Benvenuti in mente adesso, scusa se ti interrompo una delle prossime puntate di piloti dimenticati non è su Roberto Meri ma su un suo compagno di squadra Will Stevens no. Come... ok ce ne rimane uno Car <ride> ok, va bene eh, aspettate ma Rio Arianto l'avete fatto non lo considerate tra i più scarsi? Sì. effettivamente ci stava bene anche lui eh sì, dai, ci stava tra i papabli sicuramente. Sì, sì. <ride> tra l'altro Roberto Meri che tu hai citato, lui si è fatto tipo la Formula 1 um, un anno, anche se era anche terzo pilota a Catra, non mi ricordo più. Poi dopo tipo tre anni è andato in F2, si è fatto due stagioni sì. e dopo quattro anni ha fatto un'altra stagione in F2, cioè completamente <ride> senza senso. No, 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 io veramente non l'ho mai capito come pilota. Adesso se non vado errato, o è nell'INSA o no, nel WEC, no, ma dovrebbe essere forse ah, nell'INSA o qualche campionato americano e boh, beh, non so quanti anni allora, ha allora, Australian S5000 Championship ci dice Wikipedia e Super GT 32 anni del 91. Boh, Robertino, comunque, Robertino è meglio del miglior Diniz, insomma, sulla piazza <ride> Ecco, comunque siamo, siamo lì, no. <ride> per carità, per carità, non lo so, mi è sempre, mi è sempre piaciuto poco e niente. Mh, lui, però vabbè, è solo una domanda stupida, in verità, e invece, il pilota più che più eh, vi ha fatto dire: Caspita, questo è uno con le palle. Chi è negli ultimi dieci anni, Finciardo. sempre negli ultimi dieci anni? Sì. Per me è Ricciardo, ma è lì c'è un conflitto di interessi dato che il mio cuore batte per lui. Ok, ok. Sì, no, noi um, l'ho messo in nella top 10 dei piloti più forti che non hanno vinto il mondiale, quindi... <ride> sì, d'accordo. Io, io, il Ricciardo 2014 2017 18 quegli anni lì, secondo me era un pilota pazzesco. Pilota pazzesco e non, non scordiamoci appunto che eh, ha avuto compagni di squadra come Fettel e come Verstappen eh, e non è che abbia, non è che abbia fatto molto... So, anzi, nell'anno con Fette lui fece tre vittorie Fett e Fette nessuna. Lasciamo perdere quell'anno, era il lutto, però sì. <ride> e anche lì io, si io... torna nel mood che Fette, arrivata da quattro titoli mondiali, si ritrova una macchina non più vincente, invece Ricciardo, che arriva da una scuderia scarsa, che si ritrova nella scuderia più forte, ha più motivazioni. Sembra un, eh, sembra un Hamilton Russell. Quella gravante esatto. che Hamilton però, mannaggia, forse un mondiale hanno pure tolto, rubato. Però questo è un altro discorso. No, no, io ero al lutto, io sono... Qui sempre ci dicono, di gente, video. non dimenticate Van der Vandergarde. Ma secondo me non è a livello di Mary, cioè superiore. No, no, eh. no. Giedo, sì, anche secondo me. Anche secondo me. eh, però sì, secondo me sì, sì, sì. Ah, è arrivata, è arrivata. Non era su Prost, ma su Ghiedo Vandergarde. No, no, su Ghiedo... Tra Giedo, altro... Giedo, scusa. Sono, ci sono dei bei aneddoti su Vandergarde, ma non posso anticipare nessuno. Magari c'è una puntata in preparazione o magari no. E questo eh, è tutto un bluff. Comunque. È un mister meme, comunque. Vandergarde, è pauroso. Sì, sì. Se lo seguite su Twitter, fa scassare. Caro Chandok. ancora Però da ricordarsi. Chandok, no, non c'era negli ultimi dieci anni, nel 2001. 2010 mi sembra 2010. Ma infatti ma stavo è. pensando anche a Cartikey, però mi sembra anche lui 2011 non... 2012, sì, esatto. 2012 eh. Eh. quando ha fatto la, la stagione in Jordan nel 2005 non, non mi sembrava così tanto out, Beh, eh, comunque a Monteiro ehm... comunque le prendeva, eh. sì, sì, <ride> <effetto>. Vabbè, <sì. ride> però comunque Ciannoc, zitto zitto, adesso è Ambassador Williams e ogni anno si guida le, le, le migliori Monoposto della Williams, ma chi sta peggio di lui, scusami. No, infatti. infatti. No, no, ma infatti va. <ride> cioè, di mettiamoci dalla... nel mood e questa tutti cosa vorremmo, molto interessante che... vorrei essere tutti quei, cioè io vorrei magari essere Eh sì, però per carità, come oggi <ride> oggi ho, ho risposto a un commento che diceva ah, eh, chi, chi siete voi per permettervi di", però ovviamente qui si parla sempre della cifra stilistica, noi usiamo una cifra stilistica ironica, c'è a chi, chi piace e c'è a chi non piace. Eh, poi è logico che noi invidiamo chiunque sia riuscito anche solo a transitare per un test privato in Formula 1, questo è, 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 è fuori dubbio. Beh, ma comunque vi, vi tu segnalo tu. che Roberto Meri è anche rookie tester della Maindra in Formula E, così vi butto di questa informazione. Guarda, guarda. Eh, Yuri, io ti volevo chiedere, ma hai visto recentemente per caso un post che sbeffeggiava Bobby? l'hai visto secondo me, magari anche tu Andrea, l'avete visto? No, noi abbiamo messo la, la foto di lui, Minardi che si al secondo intermedio di Imola splendeva 4-5 secondi da però, però voi non avete detto che scassone Bobby, immagino. No, no, no abbiamo noi abbiamo solo, solo la messo la, nostra... la foto perché era uno dei nostri classici buongiorno. Ecco. Mamma mia, quante ne ho sentite, quante ne ho sentite. Un saluto allo stanzino, tra l'altro. Eh, un salutone, meglio quante no, ne vabbè, è, Era Matteo. una cosa divertente, però alla fine, cioè, prendere all'epoca... Con il fa, muletto, eh, ragazzi. Con il muletto, pilota che era il terzo pilota, non era un pilota ufficiale, prendere 4 secondi in due intermedi da Alonso, che non era il compagno di squadra, eh, era, no. era cioè, Renault, eh Sì. No, ma, no, non è all'epoca non era una cosa così ora, magari dici oggi 4 secondi si sembrano oh madonna, ma all'epoca all non, non erano così, cioè erano abbastanza normali per una minarda di prendere quattro secondi in merito <ride> alla Renault ecco, quindi. chiedere a che... Tarso Martes che si riprendeva da Alonso, cioè, sì. <ride> <Beh, ride> anche di più, forse quindi, cioè, cioè, l'abbiamo messo l'immagine per il meme, ma non è che, eh, cioè, non è che Bobby stavo dicendo che Bobby era un fermo ah, no perché è... non so se lo sapevate ma gi ha girato quella foto ha girato, sì, tanto, sì, ha girato tantissimo sì, sì. Se senza ovviamente citarvi però ha girato tanto no ovvio e... ma questa è una cosa e... che ci capita piuttosto spesso <ride> immaginavo guarda infatti non, non sapevo infatti non sapevo nemmeno che l'avevate postata voi e, e mi ha ne fatto sorridere quante persone poi giudicano parlano eccetera ma ma noi chi siamo? Cioè, vuol dire come sono loro? Anche noi non, non sapremo guidare sicuramente. Nemmeno... No, in realtà il, 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 il motivo di postare quella foto è, è... <ride> per Alex Young era normale prendere due secondi dal compagno, giusto? <ride> ehm, il motivo per cui noi abbiamo messo quella foto è che molti ragazzi, perché noi, a noi se, seguono molti ragazzi, a volte anche bambini, ce ne siamo resi conto alla gara a Rozzano, c'è stato un bambino. Che ha costretto il padre sotto minaccia a portarlo anche se non correva ed è stato lì tutta la sera. Questi bambini qua, eh, ragazzini comunque molto giovani, non lo sanno che Bobby è stato in Formula 1? Quindi è, è un posto che ha una doppia valenza a, a noi più grandi per ricordarci che c'è passato e agli altri che lo sentono parlare senza manco essere inquadrato, poveraccio su Sky. A dire ah, però, ma lui è stato in Formula 1. Cioè. Che poi corresse con la Minardi e che la Minardi non fosse esattamente un fulmine per di più col muretto. Questo mi sembra anche fuori dubbio doverlo specificare, però, sì, sì, sì. Però ah, purtroppo, no. guarda, purtroppo succede che al mondo lo sappiamo, lo sappiamo, non ci si può mai, guarda. Comunque, complimenti eh, per i 90.000 iscritti. cosa fate per lo speciale leggendo? Eh, eh, abbiamo facciamo? qualcosa in mente abbiamo, abbiamo in delle mente. frecce al nostro arco ma non le abbiamo ancora scoccate iuri ieri voleva oh. mandare un'anticipazione però siccome non abbiamo ancora una risposta dal dai dalla, diciamo che abbiamo un contatto siamo arrivati a un contatto che stavamo cercando però ancora non l'abbiamo usato e pensavamo esatto. di usarlo per i 100, 100k io pensavo, io pensavo a un bel track walk del pescara circuit <ride> Quella è un'idea <ride> che ho da un anno Però... e, la voglio, e la, prima o poi la farò. Prima o poi la farò. Voglio fare, ma voglio fare. Ma ma render non, non c'è un circuito, ma non solo di pescare. Eh. cioè Le nostre idee era andare a riprendere i vecchi circuiti <ride> dimenticati a giro per l'Europa. Bravo, bravi, bravi. bravi eh, quello sarebbe il circuito di Posillipo, ce ne sono tanti Sarebbe Quanti una serie vuoi? che. Ci sarebbe una serie che ci piacerebbe tantissimo fare, però diciamo che ci vuole tempo. Quando far, torno con eh, eh, ci vuole un sacco di tempo ci vogliono persone dietro, tanto casino c'è tanta, tanta roba, infatti avevo fatto il campionato, il uh, REC che presumava le piste passate, tutte e se settante oltre circuiti che hanno corso almeno una volta in Formula 1, ovviamente il Pescara Circuit non si trova da nessuna parte e no. l'ho cercato più volte da modder esperti se potevano fare qualcosa, anche su anche pagati naturalmente, e forse qualcosa si muove, spero di poterlo riassumare in um, qualche modo, però super volentieri quando ripartirà il campionato, siamo mi pare al 55-56, io vado anno in anno, eh, ogni volta che trovo delle piste nuove, vado in quell'anno e parlo un po' di quell'anno, altrimenti se dal 55 al 61 non c'era una pista nuova, passo al 62. Sì, era la pista nuova, eccetera. E non mi ricordo adesso, forse Boavista è stato l'ultimo circuito che ho fatto. E, ah, non ho trovato nemmeno il circuito del Marocco Line mi pare. Ah. E non l'ho trovato, anche quello non c'è, però in qualche modo si fa. Insomma. Quello però... di Pescara, se non sbaglio, c'è eh, nella mod di Formula eh. One Challenge, quella Vabbè. con tutte le stagioni. Bello, ma non si possono fare le online? No? Sì. Sì, si può. Io non, non ci ho mai provato ovviamente, però so che si può fare molto bene. Molto bene. Questo, questo è un buon incipit per è una, per una, una no. gara dimenticata io. <ride> ho fatto un giro con, eh, quando stavo testando il gioco per capire se potevo portarlo in live. Ci ho fatto un giro, ovviamente, perché sono un, un deficiente con la, eh, la SF75. E so, <ride> sono andato contro una balla di fiero. Che ovviamente lì essendo. Una mod è, è come un muro di cemento dopo due metri. <ride> <ride> Ma sapete, a Tra Trabos è... mi ricordo che te, mi sembra, tu abbia fatto appunto nel rec il eh, circuito di eh, Bremgartner. Lo eh, sapevo che dicevi Svizzera. quello, il circuito svizzero, sì. <ride> Con la uh, vettura attuale c'è un punto in cui praticamente o, o si decollava o c'è un dosso... Ma sì, perché ci sono che... dei dossi collaborosi. A un certo punto cioè curva due, è un curva casino due, prendere quella curva perché l'ho fatto in curva 2 con eh, la F138, quindi la Ferrari del 2013. E vabbè, lì era un volo continuo, lì vabbè. È un po... <ride> <ride> Ma soprattutto poi la cosa incredibile è che c'erano nell'ultimo settore velocità fuori raggiungevi eh, 300 km/h tranquillo con sinistra destra, sinistra destra, sinistra destra e c'erano i tronchi lì a due passi senza ovviamente protezione tronchi a due passi alberi giganteschi andavi nella, nella foresta non so nella foresta svizzera e tra altro, comunque onestamente quel circuito era anche molto figo secondo me all'epoca ho visto qualche foto qualche, qualche video mi è super piaciuto Sappiamo poi perché la Svizzera non ha più fatto eventi motoristici fino agli ultimi anni, però eh, mi piaceva tantissimo. Ho fatto anche Indianapolis, eh, è stato anche lì folle. Però come, che, che bello il fatto che, che la Formula 1 non, non voglia proprio ricordare quei dieci anni di Indianapolis. Sì, esatto. Zero, eh, non esiste, mai esistito. Due miliardi non. Di, di statunitensi hanno guidato e hanno colonizzato diciamo tutta la Formula 1. Ma no, eh, non esistono. <ride> Tra l'altro vado al Max, ci dice, ma la tappa di moda del campionato dimenticato, la facciamo? Diccelo te se la, se, se la facciamo. <ride> Quando è che era? È che è? A giugno, no? Sì? Beh, 24, no. 23, 24 però, mi giugno. Mi ricordo, sì, sì. Beh, perché no? Perché no? Ma la facciamo poi attenzione, Adesso, la facciamo so lui sta, per... sta, sta già perché lui vuole agliata. correre con te. Sa... Ah, se, se, Max è perché... sicuro. Max sicuro <ride> ma, ma lui do il bullet, <ride> la T-Car, la Spur Car, eh sì, eh, comunque eh, confermo 24 giugno top top quindi dai, diciamo: lo 24 giugno per la terza tappa del campionato ho dimenticato organizzato da noi, ci sarà eh, il nostro Amos. Che eh, ovviamente eh, faremo correre con 50 kg di Zavorra per pareggiare. Ma non lo io <ride> fisicamente, 50 kg. No, non va bene <ride> questa cosa. <ride> Beh, se co Yuri, quanti ne hai dovuti mettere a Milano? 80? Con la no, genere. No, 12,5, <ride> Eh, sono, <ride> sono leggero. Sono leggero. Allora, Adesso ragazzi, avremo tra due minuti. settimane quella di Torino. Eh, quindi, minuti che poi devo scappare. Allora, Jamos, allora, certo. volevo chiederti: eh, tornando alla gara di Baku, la cosa sì. che mi interessava chiederti è questa format dello, della sprint race? Come la piaceva, te, Andrea, non ascoltare? Non ti, no, non, ti non lo faccio. Guarda. Però ecco, volevo capire da te. Eh, dopo aver visto effettivamente questo format, se mh, ti è piaciuto di più rispetto a quello precedente, se magari ci, secondo te ci possa essere ancora qualche miglioria che andrebbe fatta. Io ti dico una cosa che a me non mi piace di questo format. È che il fatto che in questa sprint race le i, i piloti dal decimo dodicesimo posto in giù. È una gara inutile perché eh, cioè, arrivare nei primi otto è un po è un po improbabile per loro e non hanno il mm, l'obiettivo no. della, della griglia la domenica quindi boh non lo so per loro correre ha poco senso però non lo so allora un po che... eh, ovviamente ho aspettato per dar giudizio ma ero scettico eh, onestamente sono e, ero scettico anche sono scettico anche per il format delle dure nel culo dei dimola vabbè medie morbide e, però per questo per questa volta appena ho visto la prima bandiera rossa causata da gas eh, in PL1 ho detto eh, che bello il tempo tanto non si frizza vanno avanti a Baku sono sempre stati lenti negli ultimi sette anni quindi figurati hanno perso 15 minuti non abbiamo visto Ovviamente, cosa devi fare? Non, 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 ha, non ha corso nessuna categoria prima. Il circuito è da gommare, da rodare i, 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 le macchine anche. E tu adesso, soltanto 60 minuti di, di prova libera, non ci siamo. La sprint, del, scusami, la qualifica del venerdì è una cosa che già mi, già mi piaceva se proprio devo farmela andare bene ehm, con, la, con la, le gare sprint del passato e anche perché vent'anni fa si correva anche al venerdì, si faceva la qualifica anche al venerdì, diceva bene, uh, quindi lo, la teniamo, tra l'altro è stata emozionante, il problema è venuto il sabato, il sabato la mattina alle 10:30 e mezza, mi fai la qualifica sprint, ma i risultati come potevano essere? Cosa, cosa poteva cambiare? È cambiato Perez davanti a Verstappen, quindi è stato... Una sessione è stata una sessione inutile, tra l'altro. Ho tanto goduto perché Tsunoda, no, mi pare sì, Tsunoda erano no, Norris. Se non vado vale errato, non aveva le gomme nuove perché le ha usate giustamente come Tsunoda nella, sì. nella Q3 vera del venerdì. E hanno fatto bene a far quello perché la gara importante per loro era quella di domenica, dove i primi 10 prendono punti e loro non possono arrivare nei primi 8 a meno che i primi 4 top team. Hanno problemi. Loro dal nono al decimo posto si, 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 si prendono quei tre punti e vivono per quello. Quei team. Quindi hanno fatto bene. Hanno giocato di strategia e a me la strategia piace. La gara sprint, come penso sempre, è un antipasto di quello che vedremo poi nella gara di domenica. Quindi non mi, non mi dà niente. Eh, e non, so, no, non vedo nemmeno come può dare qualcosa ai nuovi fan la gara sprint, se letteralmente non succede nulla sì, forse c'è un po' più di brio perché i piloti possono prendere rischio in caso perché non, non partono con le posizioni della sprint l'unica cosa positiva ma eh, facevo qui c'è anche la mia ragazza facevo eh, con la mia ragazza tipo guarda adesso siamo al terzo giro fai ciao ciao a Leclerc ciao ciao con la manina a Leclerc che, che, adesso, che adesso viene passata da Verstappen fai così anche per Perez questo succede, ma lo sapevamo già. Mm, ma sabato sì. abbiamo avuto la conferma per la prima volta, la domenica sapevamo già del copione, quindi non è successo niente. Eh, mi, ha, mi, ha, mi ha deluso, ma perché la Formula 1 è questa, quindi cercai di cambiarla, eh, non dando nemmeno la possibilità delle prove libere. Abbiamo visto ragazzi l'Alpine, l'Alpine è stata... Distrutta in questo weekend, l'Alpine si è distrutta da, da sola per i problemi che ha avuto, però i piloti non, hanno, non, non ci capire, ma hanno Ma comunque, la st stazione è indecente, eh, non, ha, non ci hanno capito niente i piloti. Eh. Ma giustamente dici, mettono in pista la macchina, la macchina non funziona, ha problemi. Se o con l'altro fa il barbecue, e, e quello è un problema di Alpine ma i piloti non c'entrano niente e non hanno avuto una sessione pulita se non la gara finale ma senza niente, hanno girato ad alto carico okay. cioè, no, non, non ci siamo non è questo lo show che non è questo lo spettacolo che voglio vedere e non voglio parlare di show perché la Formula 1 non è show la Formula 1 è sì, sport no, esatto. e il correre ai massimi livelli capisco sì, che alla fine Lugano tu fare quella 20... gara di sabato di quanti erano? 27-30 giri eh, devi mettere l'allerta spoiler perché alla domenica vedrai la stessa cosa bravo, bravo sì, sì, sì. non vedo niente cioè, cioè... Insomma, un, brodo allungato, un brodo allungato poi la sì. gara di domenica intendo, oltre al fatto che mi togli hype per le quali l'hype era zero per le quali del sabato mattina e mi togli hype per la gara ufficiale per la gara uguale perché già sapevamo come sarebbe andata a finire Sì, sì, e non vabbè. solo, poi abbiamo visto tanti errori dei piloti mh, qui da Baku perché eh, noi eh, abbiamo parlato che le prove libere servono solo ai tecnici, ma servono anche ai piloti per prendere certo. confidenza, per prendere i limiti del, della pista. Ovviamente se hanno a bar, per la prendere stranica. i limiti. Eh, questi, eh, ovviamente, abbiamo visto le clerc eh, andare lungo parecchie volte, ma non solo le clerc, eh, tanti piloti. E questo, ragazzi, eh, quando poi qualcuno si farà male, voglio vedere cosa, cosa succede. Perché ma, ma eh, io coraggio. stavo. Ti ho scritto anche in chat eh, sabato, eh, in MotoGP sta succedendo un po' la stessa cosa, perché si aumentano i rischi, si aumentano le partenze, le gare, i piloti eh, rischiano, se poi quando si arriverà eh, che metà griglia della MotoGP è, è infortunata, che è cosa succederà? Cioè, è un, Stiamo un po' eh, tirando troppo la corda. Secondo me, stiamo aspettiamo, spremendo troppo questa, il morto, te lo dico tranquillamente: Aspettano che qualcuno si faccia veramente male eh, anche nel WEC con l'abolizione delle termocoperte che vogliono portare anche in Formula 1. Aspettano, aspettano che ci siano gravi conseguenze da questo punto di vista. Contenti, contenti loro, io non, non capisco, capisco, provare nuovi format su, in Formula 1 perché eh, il campionato diciamo eh, ovviamente è un dominio quindi se non lo provi adesso non lo provi mai ma si sì, può a stravolgerlo dire... un po però eh, dipende da non... come lo fai perché eh. sai che cosa sì, che se... hanno vissuto dal 2021 un sacco di persone si sono appassionate alla Formula 1 per il grandissimo scontro del 2021 ma quel, quel, quella stagione in Formula 1 avviene una volta ogni dieci anni una volta ogni dieci anni succede e per casualità da un certo punto di vista. Certo, certo. Quindi, non puoi pensare che eh, tutti gli anni sia così. No, infatti, cioè, voglio dire, poi sì, la sì, Ferrari è partita in pompa magna l'anno scorso, ma dopo 3-4 sì, gare sappiamo già che è successo. E quest'anno è, è così, ma è così che è la Formula 1. Si sapeva che quest'anno tutti avrebbero copiato Red Bull. C'è chi ha mantenuto la propria filosofia e ha sbagliato, e adesso arriveranno a essere molto simili a Red Bull e bravi loro, che ti devo dire che vi devo dire, però va bene provare ma mh, al momento così sembra sbagliata eh, non, mi no, non mi aspetto anzi mi aspetto che ci sarà un'inversione anche di griglia faranno anche un prima eh, o poi sì per forza, sì, anche sicuro. se non è monomarca ci provano a fare questa cosa qua sì sì sicuro ma ehm, cioè Aumentare lo spettacolo in questa maniera, cioè devi dare la possibilità agli altri di recuperare, cioè se non puoi fare i test, se durante ehm, i weekend di gara eh, dai solo un'ora di prove, la, eh, infatti, abbiamo visto come nessuno ha portato delle, degli aggiornamenti perché non c'era tempo di provarli. Quindi, comunque si va avanti, Red Bull ha, ha sempre più alla sprint per fare punti, la gara per fare punti e si arriva, eh, che eh, recuperare poi diventa, diventa un casino. Quindi, eh, sì, eh. Non lo so, non mi sembra la stata giusta comunque vabbè eh, vedremo un po' Amos grazie di essere stato qui in nostra compagnia è stato un grazie piacere, a voi. grazie di essere aver accettato il nostro invito ti aspettiamo la prossima volta e soprattutto come abbiamo già detto al campionato dimenticato per la tappa di Modena per Bravo. chi vorrà esserci il 24 di giugno eh, Amos correrà per il nostro campionato Vedremo un po' che scuderia ti assegni. Ciao Beatrice, Quindi. che bel trio ci dice! Eh, eh, ciao Bea, Bea. Grande. Bravo. Bravo. Complimenti grande complimenti a E Mastercard Lola, giusto per, eh, per gli auguri a Master... sì. Mastercard Tatum, Mastercard Tatum. Okay. Sì. La rinominiamo vada. solo per l'occasione. Eh, tra l'altro, vorrei vada. chiudere mandando un saluto speciale a Romain Grosjean che in IndyCar non riesce Proprio a Vice, no, anche, anche stavolta va. è arrivato secondo, complimenti Romè, ci sarà per la prossima segnato, volta. Ragazzi, vince a Indianapolis, ve lo dico, Fie, eh, allora, Segnato, secondo Amos vince a Indianapolis, lo ved vedremo, poi ci sentiremo dopo Indianapolis. D'accordo <ride> Ciao ragazzi, cordiale, saluto, Ciao, saluto serata piacere. ciao a tutti. <ride> ciao. ciao.